Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su The Quarry. Oggi giochiamo a nascondino con la famiglia Hackett che ci vuole uccidere ma poco male. Intanto Dylan invece gioca con le gru e le automobili inseguito dai licantropi. Ed infine troviamo finalmente Chris in versione molto lupacchiosa. Sì, avete capito bene, sta per succedere ancora una volta di tutto. Buona visione! Signori, sono ancora sconvolto dopo tutto quello che è accaduto durante lo scorso episodio. Ammetto, non mi aspettavo la morte improvvisa di nonna Hackett. È stato... troppo improvviso, era normale che... porco cane, mi stai cercando di prendermi il fucile, cerco di riprendermelo, voglio evitare che tu mi spari in panza, in faccia e via dicendo. E quello gli parte un colpo accidentale, ma come? Ma no, onestamente volevo fare in modo che gli Hackett sopravvivessero, ma... ok, la signora era anche un po' una grandissima STRONZ, ma proprio di dimensioni bibliche, cioè appena gli hanno detto di Kaylee, ammazzateli tutti! Ma fino ad un secondo fa li volevi salvare tutti, vabbè. È gente un attimino particolare. Vediamo se almeno riesco a fare in modo che gli altri più di tanto non muoiano. Sì, avevamo interrotto con Ryan con un coltello piantato nel fianco, poretto, stava soffrendo tantissimo. Oh, ricominciamo proprio da questa scena. No, Ryan, non guarda. Ma porco cane, c'era un'anaconda lì dentro. Marrone, ma pur sempre un'anaconda. Oddio, che schifo. Grazie gioco di aver salvato proprio in questo specifico punto, santo cielo. Il lato positivo è che Ryan ha trovato una lettera scritta da Kaylee Hackett, la figlia di Chris, in cui confessava tutto quello che la famiglia aveva fatto negli anni, negli ultimi 6 anni. Se riuscissimo a portare la suddetta lettera alla polizia, se sopravviviamo abbastanza a lungo, forse possiamo fare in modo che la famiglia Hackett finisca in carcere. No, non sbirciare che poi si vedono le cose brutte. Tipo Bobby che sta arrivando. Il piccolo adorabile Bobby. No, Ryan, nasconditi da qualche parte. Blocca la porta. Che blocca la porta? Quello te la sfonda. Nasconditi, tanti saluti. Non abbiamo tempo per bloccarla. Sotto il letto o nell'armadio? No, direi nell'armadio. Sotto il letto c'è l'anaconda marrone che ci aspetta. Se mi arriva addosso piango nel profondo. Preferisco essere sbranato da un lupo mannaro che ritrovarmi l'anaconda marrone addosso. Per fortuna che l'armadio era vuoto. Ok, 100 euro che dovrò trattenere il respiro perché ovviamente... ah, ci si è pure chiuso dentro. Ma che bello il piccolo adorabile Bobby. È rimasto ferito comunque. Ehi, là, sono pronto. Oh, santo cielo. Lui ci ha già coltellato al fianco, quindi non si farà troppi problemi ad ammazzarci, porco cane. Dai che sta uscendo dall'altra parte. Ryan, resisti ancora un attimino. Maronne, quanto è lunga sta scena. Ammetto, sto tizio mi fa una paura assurda. Come avete visto, non è molto intelligente. Poverino, è un bambino speciale. Però c'ha una forza bruta. Che è qualcosa di assurdo. Oh, sto finendo la barretta. Corri. Perfetto. Da togliere il fiato. Sì, mi avete lasciato qua di senza fiato. Brutti bastardi. Ryan, piano. Sei anche fortunato che non stiano cigolando le porte. Cioè, vecchissimo armadio, casa fatiscente. Ma i cardini non cigolano. Perché alla nonna piaceva tanto lo svitol. Piano. O i pavimenti che non cigolano. Assolutamente improbabile, impossibile. Vicino, ci sono quasi. Passo. Riesco a sentire il suo odore. Tranquilla, mamma. Allora, la mamma è morta, giusto, vero? Papà. Oh. Perché i cattivoni, quelli grandi e grossi, camminano, non corrono? Loro tirano tutto il tempo di fuggire. Perché i cattivi ci tengono. Vogliono darti un minimo di possibilità. Sono per la par condicio nelle fughe. Ti ha giusto un attimino visto. Aspetta. Ti ixo tutto l'armadio. Maronne, sì, però con il coltello piantato nel fianco non deve essere la cosa più pratica del mondo. Non puoi nasconderti in casa mia, stronzo! Sei tu lo stronzo. Smettetela di litigare, bambini. O stasera a letto senza il morso del lupo mannaro. Laura, come va? Piccola stellina che ha recuperato l'occhio e tutte cose. Oh sì, hai minuti contati prima che si trasformi in lupo mannaro. Non aveva gli occhi gialli, sono ritornati normali. Nasconditi o scappa. Anghingo. Sì, ma nascondersi dietro la coda della doccia è stupido. Lo faccio comunque. Peraltro, voglio dire, il nonno, ayo, il nonno, c'ha semplicemente una pistola. Voglio dire, lo puoi tranquillamente fregare all'istante. Se non ha proiettili di argento sei praticamente a posto. Ma ci avrà 80 anni il nonno. Lo aspettavi dietro la porta. Gli sfondavi anche la pensione, santo cielo. Ok, è andato dall'altra parte. Peraltro sta casa è gigantesca. Laura, cerca di non respirare troppo affannosamente, ragazza mia. Oh, nonno sospetta cose. Ti sento respirare, ragazzina. Colpa mia se c'hai feticismi strani. Resisti ancora un attimo. Sì, però non hai controllato nella vasca da bagno, davvero. Vai, Laura. Ok,
Ok, dovremmo stare sicuro di perché. E ritornato dentro il nonno. Porco cane, tra super. Dove stiamo andando? Laura, ti vedo passare da una stanza a quell'altra, ma non capisco dove stai andando. Quanto è grande sto posto! Entriamo in una stanza, a caso. Dove poi è finito Chris Hackett? Dobbiamo anche recuperare il fucile, altrimenti non gli possiamo sparare. Ok, madonna, guarda che lo schifo con la carta da parati che viene giù. Mamma mia, se tiri un paio di scoregge viene giù tre quarti di casa. Ok, possiamo dare un'occhiata in giro, cioè un pianoforte. Laura, non farti salire la voglia di suonare al chiaro di luna? Oh, oh, no. Ma perché dovrei suonare? Ma sei scemi nel cervello, stiamo cercando di fuggire. Ma porca di Creeper Forca. Gioco. Vabbè, non so neanche perché ti diano ste scelte. Quest'oggi mi sento... ho voglia di farmi catturare, porco cane. Bello, moderno, ne vorrei anch'io uno. Ci sono orsi qui. A quanto pare alla fine gli orsi c'erano per davvero. Le spoglie del valore degli Hackett nella caccia. Strano che non abbiano coperto i fori di proiettile e le ferite. Forse servono a ricordare che questi animali sono morti del tutto. Abbiamo dato la colpa agli orsi per tutta la prima metà del gioco? E adesso scopriamo che c'erano per davvero. In realtà gli orsi hanno pianificato tutto assieme ai lupi mannari. Ok, a quanto pare c'erano tanti trofei di caccia. Sì, a questa famiglia cacciare... Oh, vi ricordate che c'era un avviso che non c'erano più cervi e quindi il periodo di caccia era sospeso? Presumo che gli Hackett fossero giusto un attimino responsabili. Dove vado? Ok, entriamo in questa stanza. Mi sembra una sorta di ufficio. Vediamo un po'. Ci servono altre informazioni, altre prove? Hanno pagato 5.000 dollari per far cosa? Ah, forse per le gabbie di sotto? Mi sembra una prova da recuperare, vediamo un po'. Laura dice, non c'ho voglia, non sono il detective Conan con gli occhiali e tutte cose. Abbiamo un'interazione anche da quest'altra parte. L'albero genealogico della famiglia Hackett. Beh, devono aggiungere un po' di gente morta nel frattempo. Vediamo un po' se c'è qualche informazione utile. La famiglia Hackett è da queste parti da molto tempo e ha radici profonde nel territorio. Sì, ha radici anche sottoterra, perché Kaylee è morta, Chris la sta per raggiungere. E non so quanti altri ci schiatteranno male male. Dove poi sto andando? Maronne. Il sole. Oh! Che ci fa la carta del sole là fuori? Perfetto, ne abbiamo recuperata un'altra. Il sole, la vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Tue le scelte, tue le azioni. La tua stessa vita è in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Wow! Ci mancano ancora 5 tarocchi? Come ho detto, purtroppo alcuni li abbiamo lasciati indietro. Vediamo un po', possiamo interagire con la finestra. Interagigio proprio un sacco io. Mire, mi spunta un lupo mannaro che mi fa bubu sette te. Oh, ma guarda un po'. Una simpatica vecchietta che decisamente non proverà ad ammazzarci entro la fine del gioco. Secondo me se non seguiamo il suo piano ce la farà pagare. Signora? Signora, è ancora là fuori? Buongiorno? Buongiorno? Ok, Laura, bando alle ciance. Dovremmo aver trovato praticamente tutte le prove. Quindi fuori di qua. Oh, come non detto, restiamo anche dentro. Mi ero affezionato a sta stanza. Ciao nonno, aiò. Non tocchi, non palpeggi. A una certa età avanti poi si rompe il femore. Oh no, non faccio. Adesso basta giocare, ragazzina. Non dargli tempo. Ma ha sparato, bastardo. Pezzo di erba. Va bene, forse non ho abbastanza argento per ucciderti, ma scommetto il cazzo che posso farti soffrire. Guardi, se vuole glielo amputo. Tanto non penso che alla sua età gli sia più di tanto. Poi la moglie è deceduta in circostanze misteriose. No, c'hai la nonna troterrima. Vai Laura, perfetto. Il coltello non è in argento, vero? Quindi un coltello in argento dovrebbe ferirlo comunque. Quanti quick time, porca di quelli per porca. Vai Laura, olè. Perfetto, siamo anche iperfortuti. Quindi gli distruggiamo anche la lanca. Importante che non arrivi Bobby all'improvviso. Nonno, stai giù. Nonno, stai giù. Oh oh, Laura, che succede? Ipersensibilità alla luce. Attacca o scappa? Vorrei evitare se possibile di ucciderlo. L'abbiamo stunnato abbastanza. L'abbiamo legnato di brutto. No, no. Non farmi pentire di questa scelta. Dove siete? No, no, ti spacco una gamba che non ci vai più all'ufficio postale a prendere la pensione. Oh, Laura? Laura, che fai? Ok. Sì, ma ti si vede tipo lontano un chilometro. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto, Laura? No, no, ora Nick è libero. Porco cane. Dove sei?
Non faccia del male al soffitto, non ho mai fatto del male a nessuno. Ehi! Travis? Fermatevi immediatamente, cazzo! Perché non ti rispetta nessuno, Travis. Ti prego, non spararmi tu. Spara. Staccale la testa. È stato un incidente. Lo sai che ha fatto Kaylee? Ha ucciso anche tua madre. Mi stavo difendendo, lo sai, mi conosci, Travis. Non fare folli qui. No. Ok, vai Laura, sono pronto. Ok. Siamo riusciti a fuggire contro ogni aspettativa. Ah. Oh. Non sarà molto piacevole per te, te lo posso promettere. Ryan, ce la fai? Avrei perso una litrata di sangue ormai nel frattempo. Ah, ok, è andata peggio a Dylan con la manina, però sì, insomma. Wow, piano. Questo è il karma che ci punisce per aver tagliato la mano a Dylan, ma non c'era altra scelta. Porco cane, dove buia siamo finiti stavolta? Questa è una parte molto vecchia della casa comunque, eh. Oh, ci ha visto. Ci ha proprio una cifra, visto? Che vuoi fare? Entrare nel muro? Oh mio Dio. Lo sai che sono fatti tipo in cartongesso sti schifo di pareti? Aspetta. Oila! Non mi aspettavo il quick time così all'improvviso, dannazione. Piano, olle. Ok, ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare, Ryan? Non respirare, sicuramente non devi... Oh! Non che respiro qua, macaco. Sento l'odore della merda lontano un chilometro, Bobby. Bambino, ho trovato il tuo cappello di sotto! Ok. Ok, non è un problema. Se mi si scarica il controller adesso, perché ho tipo un attacco di batteria. Dicevo, piango nel profondo. Piano. Va tutto bene. Va tutto bene, Ryanuccio? Tanto non hai un coltello piantato in un polmone, praticamente. Che fa? Lo sa che siamo dentro la parete? Oh mio Dio, non pensavo che fosse così fu... Maronna, mi mette l'inquietudine. Ah, ma Ethan Suplee! Adesso l'ho riconosciuto. Il fratello di Earl in My Name is Earl. Era giusto, vero? Sì, perché non ho visto più il rosso. Strano che mi abbia lasciato così indietro. Piano, Ryan! Ok, dovremmo essere sicuro? Piano! Oddio. Oddio mio. Ok, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Trascinati fuori da sta casa. Lui ormai non può far più nulla. Sappiamo che deve... Oh, no, no, no. Ti prego, devi aiutarmi. Io non ho fatto nulla alla tua famiglia. Sì, giuro. Non lo dirò a nessuno. No. La famiglia viene prima. E non voglio problemi. Pugnali. No, non lo pugnalo. Se facciamo una buona azione, il karma ci ripagherà bene. Ryan, se muori, mi dispiace. Tu me l'hai rubato. Non te l'ho rubato, perché l'hai cavato, pezzo di erba. Oh, no. Laura, Laura, aiuto. Laura, aiutami, ti prego. Ti hanno morsa. Prenditela con qualcuno della tua taglia. Travis. Ok, è andata meglio del previsto. Oh, calma, calma. Ok, si è placata. Ha ripreso il controllo, non so per quanto ancora. Che è successo? Oh, beh, niente di eccezionale. Ryan. Oh, quanto è grave? Parecchio, direi proprio una cifra. Dottore? Dottore, mi dica tutto? Mi dispiace tanto. Non sono Dottor House, quindi non ti posso salvare, non è lupus. Grave. Oh mio Dio, è lupus in questo caso. Lei quantomeno è lupus. Più cerco di risolvere tutta questa storia, più persone soffrono. Prima Max, adesso tu. Indulgente o ironico? No, 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 non è colpa sua in fin dei conti. Ha cercato di fare del suo meglio la povera ragazza. Tu non c'entri. Non sarei dovuto venire. Avrei dovuto fermarti. Non puoi darmi ordini. Donna, chi ti credi di essere? Quando sarai un lupo poi mi perderai pelo in giro. Ah, no, è vero, sono glabri questi. Tirali una mozzicata avanti, Laura. Lo sai anche tu che è l'unica soluzione? Sto morendo. No, è un'imbrezione. Hai perso molto sangue. Si può vivere senza sangue, mio cugino. Ma è sopravvissuto. Posso farcela, vero? Dai, Laura, avanti. Non ti è proprio venuto in mente? E all'improvviso... Oh! Aspetta, forse... Forse potresti... Quanto ti piace farti mozzicare sul pipino? Ryan... Se lasci che... Io ti morda... Cosa? Se lasci che io ti morda, poi ti infetterai anche tu. E di conseguenza... La ferita guarirà. Forse ti cresceranno anche le tette. Ma tu sarai anche... Sì, lo so, il lupo cattivo. Già. Vabbè, per un po' di ore al mese.
Ribadisco, Ryan, c'è di peggio. Non ho molto tempo. Riesco bene a sentirlo che combatte per uscire. Se io ti mordo e tu guarisci, poi... Dovrò uccidere Chris. Non ucciderai Chris, ma un lupo mannaro. E sarà per salvarti la vita. E la mia. E quella di Max e dei tuoi amici. Dai, lo sai che è la cosa giusta da fare? Non hai molte alternative? Farmi mordere... e uccidere Chris Hackett... o morire dissanguato. Praticamente, sì. C'è di peggio, nella vita. Sta a te, per ora. Dai, Chris è da qualche parte nella casa, è abbastanza ovvio. Lo facciamo oppure no? Sì, facciamolo subito. Non vedevo l'ora che lo decessi. Accetta o rifiuta? Con un occhio mezzo chiuso. Ovviamente accettiamo l'offerta. Ryan non mi può morire. Per adesso sono tutti vivi, se abbiamo fatto le scelte giuste. Fallo. Però solo se le fai sul pipin. Non so perché mi è venuto l'accento tedesco, ma vabbè, dettagli. Non rendetela più imbarazzante di quello che dovrebbe essere. Assaggiami pure. Dai, devi dire una boiata. Pensavo dicesse qualcosa tipo ho un'ottima stagionatura e vi dicendo qualcosa del genere. È un'ottima annata, ecco cosa volevo dire. Laura, trattieniti ovviamente e non sbranagli via il braccio al povero ragazzo. Il lupo comincia a emergere. Piana, trattieniti. Ti allontani? No, non premere X. Stavo per premere X, porco cane. Perché c'ho il microfono davanti, quindi la parte sotto io non la vedo. Piana. Oh, basta, veramente, però. Oh, gli occhi sono ancora più gialli di prima. Sì, le manca poco. Povera Laura. Dovresti iniziare a star meglio. Presto, credo. Flebotomia. Oh mio Dio, questa mi mancava come obiettivo. Ci siamo. Dagli qualche minuto che si ripigli sto povero ragazzo. E che non ci resta molto tempo prima che sorga il sole. E sappiamo molto bene che se sei morso sei fregato automaticamente. Non puoi aspettare un altro mese. Ok, mi spiace per la signora Hackett. Però sì, insomma, era bastarda nel profondo. La vecchia era completamente andata di cervello. Mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe andata se fosse sopravvissuta. Cioè, in qualche modo li avrebbe comunque incitati contro di noi. Ok, ritorniamo da Dylan al deposito di rottami. Se troviamo un'auto ce ne possiamo andare, che non sarebbe male in effetti. Questi non buttano via nulla, eh? Allora, mi puoi dare un'idea di cosa stiamo cercando nello specifico? Una mitragliatrice a canne rotanti. Sembra che a queste macchine abbiano già tolto tutto. Sono un mucchio di telai vuoti abbastanza inutili. Ok, quindi ci servono i... motori? Sì, qualcosa di intatto. Bene. Scusate, ma rubare la macchina a casa Hackett non sarebbe stato un pochettino più furbo? Cioè, due entravano per trovare Chris Hackett e altri due andavano a rubargli l'auto. Cioè, un furgone, qualcosa. Voglio dire, sono vecchi da far schifo, quindi sicuramente ci sarebbe stato qualcosa da utilizzare. Ok, diamo un'occhiata in giro. Sicuramente ci saranno prove, tarocchi, porchi per il telone. Uè! Sono cagato in mano. Partita la lucina automatico. Mio Dio. Quanti cocchio di telai di auto non ci sono. Scusate, ma non avete tipo lo sfasciacarrozze? Buongiorno. Cosa abbiamo di bello qua? Diamo un'occhiata, c'è un interruttore. Non premere, Dylan. Quell'intenduto interruttore ti renderà etero all'improvviso. Ecco, ora gli piace la patata. Ti avevo detto di non premerlo. Ottimo, ora possiamo passare senza problemi. Dai, avanti, su. Finiremo in un documentario? No, zitto, forza, andiamo. Ma soprattutto, quanto non è bassa Caitlyn, non me ne ero reso conto? Mi aspettavo che le dessero un ruolo un attimino più predominante, ma è uno dei personaggi che conosciamo di meno, effettivamente. È stato un gioco abbastanza lungo, non penso che durerà ancora più di tanto, penso un'ora e mezza, due al massimo. Però alla fine sento di non conoscere poi più di tanti personaggi. Ah, c'è il calendario o il culendario, a seconda dei casi. Wow, molto vintage in effetti, eh. Luna piena, ma va. Ora lo sappiamo. I bastardi avevano previsto tutto. Beh, ovvio che lo sapessero. Quello che non abbiamo capito è perché non abbiano incatenato, imprigionato e via dicendo i figli di Chris. Cioè, Chris non l'abbiamo ancora trovato, penso, perché sennò gli avremmo sparato. E i due ragazzi erano in giro a godersi la serata. Sapete com'è? C'è una bella luna piena.
abbiamo un altro indizio, un messaggio del deposito. Questa richiesta, scritta in fretta e furia di non inserire qualcosa nei registri, è quantomeno sospetta. Deve esserci qualcosa che vogliono tenere nascosta, soprattutto quanto boia non avete scritto male la prima frase, ma vabbè, dettagli. Ah, è il SUV di Max e Laura, se vi ricordate. Chris ha detto che era stato allo sfascio carrozze e gli era sembrato strano. Perfetto, quindi l'hanno... Chi è ti? Travis. Pare che truccassero i bilanci. Losco? No. A dir poco. Era molto ma molto peggio. Ammetto, gli Hackett un po' si meriterebbero un decesso prematuro. Per il semplice fatto che... Sì, sì, ok, hanno cercato di trovare il figlio lì della strega. Come si chiamava? Silas, mi pare che si chiamasse. Che presumo fosse il primo, voglio dire, quello che ha iniziato tutto. Però nel frattempo, sì, insomma, se ci moriva qualche campeggiatore, via dicendo, non è che si disperavano più di tanto, no? Anzi, facevano di tutto, ovviamente, per nascondere le prove. Va bene, vediamo quindi di proseguire. È abbastanza ovvio che un lupo mannaro prima o poi lo incontreremo. Che potrebbe essere Nick. No, Nick sicuramente è rimasto all'interno della casa. Non penso sia in grado di uscire. Oh mio Dio, ci sono diverse strade. Sappiamo molto bene, se avete giocato anche a Until Dawn, che a volte ficcanasare troppo porta i tuoi personaggi a una morte prematura. Ammetto, ancora non riesco a capire come sia possibile che non abbiate trovato una torcia. Cioè, voglio dire, vivevate in un campeggio? Chi non ha un accocchio di torcia? Non ho trovato nulla con cui interagire per adesso. Dove poi sono finito, peraltro? Mi sa che dobbiamo andare in direzione di quella gigantesca gru illuminata. Vediamo se possiamo passare da sopra i container. Wow, la vista è bellissima da qui. Guarda quante auto, immagino anche il profumino. Mi sa che questa è una zona facoltativa. Sì, decisamente c'è un container messo in una posizione bizzarra. Ah, abbiamo trovato il giudizio. Quello che normalmente purtroppo manca a Dylan. Il giorno del giudizio è su di noi. Questo ci si aspetterebbe dalla carta, eh. Ma forse in questo caso è un po' più semplice. Forse il proprio giudizio, una rapida decisione da prendere, può salvare dalla propria personale resa dei conti. Ogni passo conta, ogni decisione fa pendere la bilancia da una parte o l'altra. Fai con calma, pensa e forse sopravvivi. Ribadisco, non costringetemi a toccarmi gli zebedei in continuazione. Sono 5 minuti che giro come un pirla. Non ho trovato nessuna prova. Porco cane di steluci che partono in automatico. E basta, avete rotto i maroni. Ah, finalmente qualcosa con cui interagire. Eliza. Ora sappiamo come si chiama la strega di Hackett's Quarry. O la vecchia quantomeno. Abbiamo trovato il cartello abbandonato. Ciò che rimane di vecchie attrazioni circensi. Il modo in cui sono ammassate agli altri rottami dimostra che sono qui da molto tempo. 6 anni per l'esattezza. Harum scarum. Oh, era tutto collegato. Hanno cercato ovviamente di nascondere le prove dopo l'incendio. O quantomeno di far sparire eventuali prove compromettenti. Sì, è chiaramente lei. Hai visto Caitlin? Ora mi giro e le hanno sbranato la faccia. Non penso che a Caitlin freghi più di tanto. È più interessata a sopravvivere. Sarebbe già qualcosa per lei. Ok, vediamo di andare in direzione quindi della gru. Non penso ci sia altro per ora. Che faccio? Salgo le scale? È una bella salita. Guarda quanto è grossa sta gru. Però c'è un'auto. Ancora in buono stato, parrebbe. Allora, hai mai usato una gru prima d'ora? A dire il vero, da piccolo, in sala giochi me la cavavo abbastanza bene con la macchina dell'artiglio. Mi chiamavano la mano amica. No, questo è un po' ambiguo, no, ciccio, no, eh. Oh, l'ho capito ora, bene. Senti, vedi se riesci ad abbassarla così guardo nel cofano. Sì, ma farete rumore attirando l'attenzione di... Mi dai il fucile? No, non puoi usare un fucile con una mano sola. Guardami le spalle, mi sembra meglio. L'unione fa lo sforzo, gente, forza. Bene, ok, capito. Guardami le spalle, ok? Certo. Sì, anche perché lui là sopra è praticamente fregato e il lupo mannaro può tranquillamente salire al di là delle impalcature. Dai, Dylan! Sei sopravvissuto alla prima mozzicata? Nick non è stato così fortunato. Beh, avremmo dovuto tipo amputargli una gamba, dove che non mi ricordo neanche dove l'avevano morso. Vai, mano amica! Molto bene. Direi che alcune mamme dovrebbero educare i figli a essere un filo più ordinati. Ok, vediamo che cosa abbiamo qui. Non mi dire che le chiavi sono inserite nel quadro e neanche a farlo apposta. Ok. Sai quello che stai facendo, vero Dylan? Mano amica. Ehi, oh, la musica no, a 6 ore. Che cosa stai facendo? Scusa. Oh, cazzo.
Ok. Speriamo bene. È giunto il momento di rendersi utili, ragazzo. Per adesso non hai fatto nulla? Alla stazione radio si è fatto solo smangiare una mano e abbiamo tecnicamente avvertito gli Hackett della nostra presenza. Ma nulla di più, e sapevano già dove fossimo. Ok. Perfetto, incredibile, sei stato utile. Ben fatto! Sì, ma come la portiamo fuori? Sì, ho scoperto un talento. Era ora! Concordo con lei. Magari riusciamo a metterla in moto. Se le chiavi sono nel quadro. Super! A meno che tu non sappia collegare i cavi. Scusate una coda, ma il fucile non dovrebbe essere attratto dal Oh no. Oh no. Se ne parte un'altra io mi allarmerei giusto un attimino. Oh no, cos'è sta musica? Avvisa Caitlin, non solleva l'auto. No, avvisala, porco cane, avvisala. Merda. Sì, ma così attiri il lupo mannaro verso di te? Arriva qualcosa. Cosa? Nasconditi. Con quale musica non me lo dici, peraltro? Prendi il fucile, prendi il fucile. Vai. Oh, l'ha mancata, perfetto, ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, morirà male. Dylan! No, non urlare! Il dannato licantropo dalla cazzo di auto! Sì, ma date una calmata, donna! Oh, quanto è brutto, quanto sei brutto! Fai, che fai, che fai? Sbatti l'auto o suona il clacson? Hanging, forse suonare il clacson è più che sufficiente? Attiriamo l'attenzione? Vieni verso di me, piccolo bastardo! Caitlin, che fai? Sei sicuro nell'auto? Lei si butta di sotto! Dov'è il fucile? Dov'è il fucile, donna? Sì, super contrococchio, oh no. Che facciamo? Cosa? Oh, il coso del... aspetta, vai! XL glielo tutto, infiammaglielo! Ai! Fagli vedere quanto sei hot! Molto hot! Popola una cifra hot! Licantropo. Ok, alla brace come lo faceva la nonna. Ok, la nonna è morta, ma vabbè, dettagli. Ok, aspetta, vai. Un marone. Che fai, tocchi? Non si tocca, brutto bastardo. Guarda Dylan, si è triggerato malissimo. A posto. Succede? No, marone, quanto sei brutto. Dylan, dobbiamo salvarla. Dylan, aiuto. Vai, dai, fai qualcosa. L'auto? Oh no. Porco cane! Dai, manolesta, no, cos'era? Mano amica! Vai. Ok, ce la facciamo, la salviamo. Ok, sono pronto a sganciare l'auto. Fai tu, faccio io. Vai Dylan! Wow! Questo domani farà male, probabilmente. Sempre che sia morto, potrebbe essere ancora sopravvissuto. Oh mio Dio, che ansia. Ok, l'auto credo sia inutilizzabile allo stato attuale. Siamo venuti qua per nulla, abbiamo rischiato la vita per nulla. E dove boia è il fucile? Rivoglio il fucile. Direi che è il caso di ritornare indietro, gente. Buongiorno, come va? Dylan, grazie. Mi hai salvato la vita, letteralmente. Ah, oh, ma figurati. Sono curioso di vedere chi sceglieranno. Per cosa? Per interpretarmi nel film su come ho sfidato il pericolo. Oh, ma smettila! Non esagerare. Ok. Ci è rimasto male? Ci sperava lui? Dunque, qui finisce il nostro brillante piano di fuga. Ok, torniamo indietro. Dovete solo aspettare l'alba! Sei fuori. Meglio che restare qui fuori, dai. Scusate, il lupo mannaro io lo controllerei, almeno una fucilata in faccia. Non sappiamo se sia morto, non sappiamo chi fosse quel lupo mannaro. Beh, di certo non era Nick. Questo quantomeno lo spero. Ah! Tutti i nostri piani sono falliti in un modo o nell'altro. Non è stata una bella nottata, gente. Notavo inoltre che ci mancano praticamente due indizi. Quello che abbiamo chiaramente mancato al lago. C'era, vi ricordate, quel cadavere che avevano bloccato sott'acqua? E l'ultimo che molto probabilmente troveremo mano a mano che andiamo avanti. Peraltro c'è il corvetto dietro. Che piccolo stellino, guardatelo. È fatto veramente bene come modello. Da quello che stavo anche dando un'occhiata per assicurarmi che fosse tutto a posto. E praticamente tutti i personaggi sembrano essere vivi, sani e salvi, chi più ne ha più ne metta. Ed il bello è che guardando la mappa ti rendi conto come effettivamente non ci sono mossi più di tanto. Questo ad esempio è il deposito delle macchine dove ci sono Dylan e Caitlin. Qua dall'altra parte invece c'è la casa degli Hackett, come potete vedere circondata dalle...
dalle montagne, il sito di scavo in cui ci siamo infiltrati, la Dépendance, dove Nick si è trasformato, dove Kaylee è morta e via dicendo, il capanno della radio. Quindi era tutto abbastanza vicino, come potete notare. Non c'era poi tanta strada da fare di volta in volta, lì è il falò. Ecco perché poi Emma non ci ha messo troppo tempo a ritornare alla baita, perché si trovava letteralmente dietro l'angolo. Era tutto lì, oh! Quello che vedo inoltre, abbiamo lasciato un tarocco proprio all'inizio, come potete vedere. La prima che abbiamo trovato noi era la temperanza, ma ne mancava una. E un altro qua a metà gioco. Per il resto li abbiamo... penso recuperati quasi tutti. Oh, ragazzi, farlo al 100% al primo colpo è un'impresa titanica. Mi accontento... cos'è questo percorso? Non c'ho neanche mai stato. Dicevo, mi accontento di riuscire a salvare tutti, che non sarebbe male. Mi spiace per la nonna, ma io... Era una pazza scatenata. 30 monete d'argento. Ma perché c'è una cassetta? Ah, mi mostra le mie scelte. Jacob non ha distratto il cacciatore. Il cacciatore ha versato del sangue sul viso di Jacob. Ryan, ah, ok, ci mostrano le scelte fatte e le relative conseguenze, come ai tempi d'oro su Until Dawn. Che qualcuno si è offeso perché ho paragonato il licantropo al Wendigo. No, stavo solo dicendo che il Wendigo era un animale, una creatura molto più spaventosa rispetto al licantropo. Cioè, so che sicuramente ci saranno i fan del ma essere lupo è più bello. Ho mai detto che essere un Wendigo fosse bello. Cioè, sei licantropo qualche ora al mese, sei Wendigo per tutto il resto della vita. Non è proprio il massimo. Cantina nella baita di Hackett's Quarry, Abigail. Signore, che fate di bello? Non dovete far nulla voi due. Non possiamo stare qui. Perché? Per Dylan è sicuro? Beh, sì, ma io non voglio perdere tempo. Aspetta che sorga il sole, cretina. Ma è esattamente quello che dobbiamo fare. Aspettare l'alba, no? Ok. Ma dobbiamo difenderci. Vai a cercare qualcosa. È meglio che perdere tempo. Ah, meno male che ci sei tu che mi dai gli ordini, Emma. Se no non sapevo cosa fare con la mia vita. Immaginate se Emma fosse stata infetta con Abigail qua dentro. Peraltro c'era un sacco di luce fino a un secondo fa e ora non si vede una ciolla di niente. Scusate, ragazze, ma ci vuol tanto a trovare una torcia, un accendino, una candela? Cioè, siamo in montagna, è abbastanza ovvio che ci sia qualcosa. Vi ricordate l'ultima volta che siamo stati qua nel prologo? Quando Max è stato morso? Oila! Lo Ierofante? Lo Ierofante? Lo Ierofante non è uno dei tarocchi? O sì? O mi sbaglio? No, non me lo ricordavo lo Ierofante, ho un vuoto di memoria. Il mio ragazzo, hai visto cosa ci hanno fatto? Come ci hanno ferito? Lui è ancora lì, tutto solo. Ogni plenilunio gli danno la caccia, armati d'argento, provando a mettere fine a una maledizione che si sono inflitti da soli quando hanno dato fuoco al mio spettacolo 6 anni fa. Stupidi bambini, ma il piccolo Silas, il mio piccolo lupo bianco, deve essere protetto. Non deve seguire questa strada, hai capito? Ricorda che ti ho aiutato sempre. Oh, sta chiaramente parlando con me. Ok, questa non me l'aspettavo. Aspetta, aspetta, che ci sono anche altre cose con cui possiamo interagire. No, volevo interagire qua perché non vorrei che salissero al piano di sopra. Eh sì, posso? Quando vuoi, eh? Grazie, gioco. Ah, quei T-Bug. Sì, Chris era chiaramente qua dentro. Tranquilla, tranquilla, non c'è Chris. C'era 2 mesi fa, a quanto pare. Chiedi a Max. Ti ha fatto smangiucchiare fuori il collo. E onestamente è un miracolo che sia sopravvissuto. Se non fosse arrivato Travis sarebbe morto di sicuro. Lo vogliamo dire a Emma? Così ci dice la sua opinione molto ma molto importante. Non è che mi andate lì sopra, vero? No, perché io vi picchio male se uscite da lì. No. Abby, lascia stare. È ancora presto. Spero che tenga. Chiudetelo dall'interno. Ci sono le maniglie di solito. Lo potete bloccare eventualmente. È un rifugio contro le tempeste. A parte che è un gigantesco rifugio contro le tempeste. Non ho mai visto uno così grande. Spavento! Vecchiaccia maledetta! Dica, signora, ha perso la pensione? Vuole che l'aiuti in qualche modo? Sta cercando di portarti verso quella direzione. Ci siamo già stati lì. Ok, mi domando cosa volesse la vecchiaccia. Io spero proprio che non proverà a far del male al nostro protagonista, tra virgolette, anzi al tizio che è con lei all'interno dell'altro mondo. C'è una scalinata lì. E oh, possiamo interagire con questo pannello elettrico. Aspetta, vi ricordate? Qualcuno aveva staccato la corrente? Sala di sorveglianza. Oh, manca il fusibile principale. Quindi addio corrente. Perché l'hanno tolto? Perché la sala di sorveglianza stava registrando tutto quello che accadeva là fuori. Oh, proiettili d'argento. Munizioni d'argento. Che cosa ci fanno qui? Le avrà perse il cacciatore. Sarà passato di qui per assalire Caitlin. Quegli stronzi sono ovunque.
Inizialmente ci volevano dare una mano, che è una cosa che approvo, voglio dire. Solo che se ci avessero detto qualcosa non sarebbe stato male, senza arrivare lì con le armi spianate, ricoperti di sangue, tutto il resto, insomma. Poi voglio dire, ti vedi arrivare Bobby, normale che ti caghi in mano, povero piccolo stellino alto 2,40 m, voglio dire. Qua c'è una scala, ci porterà probabilmente di nuovo alla baita. Che hai trovato? Non arrivare così all'improvviso. Oh, stavo guardando la scala. Quella non è una porticina. Sì. Beh, aprila. Ma vacci tu, no? Scusa. Perché? Non sappiamo che c'è. Appunto. Abbiamo vissuto la stessa serata o cosa? Ok, quello che voglio dire è che dovremmo avere una via di fuga. No, non sappiamo che c'è lassù e nella baita. Magari potremmo anche trovare qualcosa per difenderci. Non okay. Ha tutti i torti, non di... Non hai tutti i torti. La smettete di copiare quello che dico io? Che poi, scusate una cosa, a parte Emma che manda avanti la povera Abigail, chiaramente personaggio... Beh, anzi, peggior personaggio che abbia mai visto in uno di sti giochi, porco cane. Ma, porca di quelli per porca, dovete solo star ferme, zitte in un angolino al buio e vi sono tutti felici e contenti. Dovete aspettare ancora un'oretta e qualcosa. Ah, ma è l'ufficio di Chris! Aspetta, la botola che non ho aperto! Ah, avrebbe solo condotto di sotto. E mi ero spaventato quella sera, non sapevo che ci stessi inseguendo. Ed eccoci ritornati alla casa della famiglia Hackett. Sono le 2.45, signori. Avete 2 ore a dir tanto prima che sorga il sole? Come se la passa Ryan dopo essere stato smuffigato trafitto male. Beh, ci metteranno un po' per entrare. Questo posto è enorme. Devo riposare un po'. Presto starai meglio. Fico. Io sto davvero bene, in realtà. Che cosa fai? Smettila. Laura, mantieni l'autocontrollo. Lo senti anche tu? No. Oh oh, che succede? Non importa. Cerchiamo un'altra strada per arrivare a Chris Hackett. O solo per andarcene, magari. Basta con le fughe e le pugnalate. Certo, è una via d'uscita. Bene. No, non ci credo neanche morto che lei lascia stare la storia di... Ragazzi, vedo un lupo mannaro davanti a noi. Cioè, ma siete mezzi ciecati, gente? È lì davanti? Ok, fammi dare giusto un'occhiata in giro se c'è qualcosa con cui possiamo interagire. Ma mi sa che abbiamo trovato il nostro obiettivo. Poi ce ne possiamo andare. Quindi lo hanno incatenato in soffitta i bastardi. Ma po... Oh, cos'è? No. Fa attenzione. Oh, vuol dire che il pavimento sta per crollare, perfetto. Quando un gioco ti sottolinea alcuni elementi, c'è un motivo. Laura! Laura, ma sei ciecata, porco cane! Non ha ancora il fiuto dal licantropo, purtroppo. Che cos'era? Il tuo amico Chris Hackett, ciccio. Ragazzi, allontanatevi. Ah, ok, è incatenato. Che abbiamo trovato Chris Hackett. No, Cristino, va tutto bene. Oddio, oddio, corri, correte, gente, fuggite, sciocchi. No. Porco cane. Porco lupo mannaro. No, ragazzi, allontanatevi da lì, sono precipitate lì sotto anche voi. Ecco, appunto, siete efficienti. Ok, siamo nella stessa stanza con Chris Hackett e lupo mannaro. Non era esattamente quello che volevate? Laura. Oh no, Laura, non ti trasformare adesso. Laura, resisti ancora un attimo, ti prego. Travis, dacci una mano, non sparare. Oh no, Ryan non ce la fa. Oh oh. Troppo tardi, troppo tardi. Travis, scappa. Oh, porco cane, l'ha ucciso? No, è ancora vivo, è ancora vivo. Non la uccidere. Non la uccidere. Bobby, sparagli. Non ce la fa, non ce la fa. Aia, mi sa che ci giochiamo Bobby. No, il nonno, aia, oh nonno. Che sta facendo? Ci è messo lì a bloccarlo. Madonna, che forza che c'ha Bobby. Aia, mi sa che è morto. Non ce l'ha fatta. Ryan, Ryan, è il tuo momento. Sapevamo che avresti dovuto affrontarlo tu. Aspetta, c'era una visione. Gli sparo lui. Lui è Chris, giusto? Porco cane, gli ho aperto la testa in due. Beh, di certo non torna indietro. Quindi lei si dovrebbe ritrasformare in normale? Ah, Travis, Travis. Wow. Ha funzionato.
Ha funzionato anche meglio del previsto? Olè, alla grande! Ciao Laura, bentornata fra gli esseri umani? No, Travis. Bravo, ci siamo capiti? Che casino! Signori, ora evitate di farvi ferire. Quindi anche lui non sta più guarendo rapidamente. Ah, che fregatura. Grazie per non avermi ucciso. Sì, altrettanto. Quindi ora tutti sono tornati normali? Ne dubito, ciccia. Non è Chris che ha iniziato tutto? Credi sia finita? Non è così. Oh, perfetto. Raccontami tutto, avanti, Travis. Chris è morto. L'hai preso bene, Travis, per adesso non è troppo stupito? Chris non era il primo. Non è possibile. Caleb. Kaylee, che tu hai ucciso. Il fratello. Ah, no, è lui quindi che ha infettato gli altri. Cosa? Donna, si dura di comprendonio quest'oggi, eh? Caleb morse Chris e Kaylee. Chris voleva proteggerli. Era un bravo uomo, mio fratello. Ma quindi chi ha morso Caleb? Silas. Lo cerchiamo da anni. È uno zingaro, un nomade. Era sparito da un po', ma speravamo tornasse per finirla. L'hanno avvistato più volte lungo la costa. Uno strano ragazzo albino, un enorme lupo bianco. Lupo bianco? Cosa? Che hai detto? Dove? Dove l'hai visto? Oh, che fai? Tocchi? Non si tocca? Ok. Ok. Ora capisco. È tutto chiaro. Deve essere tornato da un po'. Voi l'avete quasi investito 2 mesi fa. Aiutatemi. Aiutatemi. Possiamo salvare Caleb e ciò che rimane della mia famiglia. Beh, tuo fratello è morto, tutti e due. Noi possiamo aiutare chi è ancora vivo. E madre soffre di un leggero caso di avvelenamento da piombo in faccia? Perché mai dovrei aiutarti o no, cattiva no, sospettosa, avanti. Perché dovrei fidarmi di te? Non ti ha ancora ucciso, no? Non ti dico di fidarti. Ti dico che possiamo finirla. Uccidiamo Silas e tutti staranno meglio. Quelli che sono ancora vivi, almeno. Sì, ho capito, abbiamo ammazzato gente, non me lo devi far notare ogni 5 secondi, ciccio. Ok, ok, quindi dove possiamo trovarlo? So esattamente dov'è. Ok, andiamo. Ok. Ciò non significa che ti perdono per quello che mi hai fatto. Lo capisco. Quindi anche Max è tornato normale, bene. Qualcuno potrebbe darmi dei cazzo di vestiti? Ma no, che sei sexy così, avanti donna. Ti abbiamo visto la patata mentre eri un lupo mannaro, praticamente, no? Li hanno desessualizzati, per fortuna. Hai avuto la tua occasione. Ciao, nonna! La tua occasione di spazzare via quella famiglia e hai fallito. Ah, era quello che dovevo fare, non dovevo salvarli, ma come? Non importa. C'è ancora tempo, possiamo farcela come si deve. Il passato è passato, adesso diamo uno sguardo al futuro, d'accordo? Morte. Mi tocco gli zebedei, signora. Molte forme. Indica cambiamento, transizione, trasformazione, spesso interpretata come un faro di speranza. Nel tuo caso indica... beh, indica solo morte. Guardi, mi faccio tatuare una mano sugli zebedei direttamente. Che facciamo prima? Cosa ride, signora? È deceduta anche lei, chiaramente. E lei ride. Il sole. La vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Ma? Tue le scelte, tue le azioni. La tua stessa vita è in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Oh, che poesia, signora. Complimenti. Lei non lo vedrà mai più, questo è poco ma sicuro. Il giudizio. Le campane del giudizio che suonano a morte. O forse no, la furia di un odio guadagnato, un fato meritato? Probabile, ma lui può essere utile, anche se non perdonerà, non dimenticherà. Ah, sta parlando del figlio?
E questa qua dello Ierofante? Lo Ierofante. Dove l'hai trovata? Me l'ha indicata lei praticamente, signora, eh? Dove l'hai trovata? Non deve esserci. Lui ha sofferto abbastanza. No, no, no. Oh, oh, che succede? Che ho fatto? Non ho fatto nulla. Ragazzo, hai visto cosa ci hanno fatto? Oh, flashback. Ma... cane spavento, ce lo vediamo nel prossimo episodio. Gente, io direi che per questa puntata ci possiamo fermare qua, altrimenti non riesco a montarla in tempo. Devo dire, sempre tanti colpi di scena, per adesso sono praticamente tutti vivi, cioè non so se siano vivi Bobby ad esempio, ma il gioco non ti dice quale membro della famiglia Hackett sia ancora vivo, purtroppo, ma tutti i ragazzuoli sono molto ma molto ancora in vita e dovrebbero essere stati curati tutti, quindi anche Nikita, che è stato morso. Adesso c'ho un vuoto di memoria. Forse è stato morso dall'altro figlio di Chris. Ma vabbè. Dicevo, per questo episodio è tutto. Nel prossimo forse dovremmo finire la serie. Dai che facciamo una perfect, porco cane. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate senza spoiler. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi leggo i tarocchi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!